travolta e uccisa mentre attraversava sulle strisce pedonali. Tragedia questa mattina a Sant'Agata Bolognese, alle porte del capoluogo emiliano. La vittima è una pensionata investita da un operaio albanese. Bologna è già capitale, ma bisogna aprire subito i cantieri per le infrastrutture necessarie al territorio. È d'accordo con il governatore Errani, il presidente della Camera di Commercio Bruno Filetti, che dice basta promesse, occorrono fatti concreti. Lavoratori in nero e per metà completamente irregolari è quanto scoperto dai carabinieri durante un'ispezione in una ditta d'abbigliamento di via Mattei, gestita da un imprenditore cinese, solo 3 in regola su 19. La fabbrica è stata chiusa. 50.000 volantini per spiegare tutti i rischi legati all'assunzione di alcol alla guida verranno distribuiti nelle scuole e agli automobilisti fermati per controlli. È un progetto di sensibilizzazione voluto dai carabinieri e dal Rotary Club. Torna a novembre il Choco Show, la tradizionale manifestazione dedicata al cioccolato, giunta quest'anno alla 7ª edizione. Tutte le novità nel nostro telegiornale. Buonasera dalla redazione di ETG, lo avete sentito dai titoli, tanti temi importanti di oggi in apertura. Purtroppo ancora morte sulle nostre strade, l'ultimo episodio è avvenuto nell'Interland bolognese, dove una donna, una pensionata di 64 anni, Laura Venturi di Sant'Agata Bolognese, è morta dopo essere stata investita da un'auto mentre attraversava la strada. L'incidente è avvenuto questa mattina, poco dopo le 7, in via Verona, in località Crocetta. Secondo la ricostruzione dei carabinieri, la donna si trovava sulle strisce pedonali quando è stata travolta da una Renault Mégane condotta da un operaio albanese di 27 anni, residente a Ravarino, nel Modenese. L'impatto è stato molto violento e la pensionata è deceduta sul colpo. Sono adesso in corso accertamenti da parte dei militari per verificare le cause e ovviamente anche le modalità dell'investimento. Torniamo a parlare di grandi infrastrutture. Bologna è già la capitale dell'Emilia-Romagna, quello però che bisogna fare e subito anche è aprire i cantieri per le importanti, per l'appunto, infrastrutture che il nostro territorio attende da anni. A dirlo oggi è stato il presidente della Camera di Commercio Bruno Filetti a proposito del piano strategico proprio per il futuro della nostra città. Massimo Ricci. I lavori per la stesura del piano strategico, che dovrà disegnare il futuro di Bologna per i prossimi 10-15 anni, ha visto aprire subito un dibattito sul ruolo di Bologna nel contesto regionale. Secondo voci autorevoli, il presidente dei costruttori Melegari, il numero uno della Fondazione Caris Boroversi Monaco e il presidente di Ascom Confcommercio Postacchini, bisogna rimettere Bologna al centro delle politiche regionali. Critica rispedita al mittente dal governatore Vasco Errani, che ha dichiarato: il policentrismo emiliano-romagnolo è già un capitolo chiuso. Bologna deve stare tra le nuove capitali d'Europa e del mondo. Come il numero uno della regione la pensa anche il presidente della Camera di Commercio Bruno Filetti, che chiede però di smetterla con le promesse e arrivare a decisioni concrete, soprattutto per quanto riguarda le infrastrutture. Ma Bologna è al centro dell'Emilia-Romagna, diciamo che noi abbiamo anche una componente storica che ci identifica in questo modo. Mi pare che questo sia un fatto scontato e che peraltro non deve neppure rappresentare motivazioni di polemiche o d'altro. È indubbio che nel momento in cui da Bologna parte un nuovo piano strategico, questo piano strategico avrà un'importanza e un'influenza che non sarà soltanto del nostro territorio, ma che finirà per interessare anche ampia parte, diciamo, dell'area emiliana-romagnola. Noi siamo al centro dell'Italia, vorrei dire che siamo lo snodo per l'Europa. Non possiamo certamente negare che la funzione, la posizione, l'importanza, la responsabilità di Bologna è fondamentale, e quindi un richiamo a perché finiamo la fase delle istruttorie, che è finita da tempo, dei discorsi e delle promesse, che ormai credo ci abbiano veramente stancato, e che arriviamo a quelle che sono le decisioni, ma le decisioni per fare i cantieri. Oppure per dire, per avere il coraggio definitivo di dire i tempi potranno essere soltanto questi o i tempi potranno non esserci, però è una responsabilità che non è solamente della città o della provincia di Bologna, è un qualche cosa che connette l'Italia con l'Europa.
Quasi tutti i lavoratori erano in nero e metà completamente irregolari. Questa in sostanza è la situazione trovata dai carabinieri del Nucleo Ispettorato del Lavoro che qualche giorno fa hanno fatto un'ispezione in una ditta di abbigliamento in via Mattei a Bologna, gestita da un imprenditore cinese. E non si trattava di una fabbrica dormitorio in pessime condizioni del tipo che veniva scoperto anni fa. Ambienti e macchinari erano di buon livello, ma era la manodopera ad essere irregolare. Dei 19 lavoratori cinesi trovati nello stabilimento, solo 3 erano assunti con un contratto e dei restanti 16, la metà, erano oltre che in nero anche clandestini. La fabbrica è stata chiusa sia con un provvedimento amministrativo che con un sequestro penale e il titolare ovviamente denunciato. Le indagini dei carabinieri proseguono perché pare che nel laboratorio si producessero confezioni anche per ditte italiane. 50.000 volantini per spiegare tutti i rischi dell'assunzione di alcol alla guida. Saranno distribuiti proprio a Bologna, nelle scuole, ma anche agli automobilisti fermati per i controlli stradali grazie a un progetto di sensibilizzazione che è stato fortemente voluto dai carabinieri, ma anche dal Rotary Club. Sentiamo. Direi che è un progetto di estrema importanza quello che presentiamo oggi, perché ci consente di divulgare tra i giovani nelle scuole, ma anche sulla strada, il concetto che quando si guida bisogna essere assolutamente sobri. È un concetto che i giovani faticano a comprendere e insieme al Rotary del gruppo Felsineo cerchiamo di essere maggiormente incisivi in questa attività di prevenzione. In cosa consiste questa campagna? Dunque, la campagna è finalizzata fondamentalmente a distribuire un pieghevole che abbiamo realizzato congiuntamente e che verrà distribuito nelle scuole nell'ambito della campagna di diffusione della legalità tra i giovani e sulla strada durante i controlli alla circolazione stradale. Quindi verranno distribuiti a fini preventivi questi volantini in cui si spiegano molte cose sulla prevenzione dell'alcol, soprattutto quando si guida. Il vostro ruolo in questo progetto qual è? Ma il nostro ruolo è stato quello di essenzialmente di aderire all'iniziativa del colonnello, che noi abbiamo trovato di grandissimo interesse, proprio perché si inserisce nella grande attenzione che i Rotary International e i Rotary bolognesi in particolare dedicano al mondo dei giovani e delle nuove generazioni. Per cui per noi era un impegno importante aderire a questa iniziativa, che oltretutto, vi anticipo, è stata collegata ad altre iniziative che noi abbiamo in atto, primo fra tutti il progetto Che Piacere, che è un progetto di sensibilizzazione e di indagine sui giovani all'interno delle scuole, ai quali pure noi come Rotary partecipiamo, e quindi siamo dentro un grosso progetto che ci vede impegnati e sicuri di poter fare qualcosa di importante per la nostra comunità insieme con l'Arma dei Carabinieri, che riteniamo essenziale poi nello sviluppo di questo progetto. Grazie. Il Comune di Bologna mette a reddito le piazze del centro storico, in particolare Piazza Maggiore. Alle prese con le ristrettezze del bilancio 2012, Palazzo d'Accursio ha intenzione di mettere mano alla tassa di occupazione di suolo pubblico, cercando di capire se è possibile dare un valore diverso alle diverse piazze. Il centro storico medievale è un patrimonio importante, può essere anche un set cinematografico e per diversi eventi. Se sono eventi di carattere commerciale, Palazzo d'Accursio ritiene giusto che la città veda un ritorno economico rispetto a chi pensa di trarre profitto dall'utilizzo di questi luoghi. Ma l'amministrazione cercherà comunque di dirottare altrove gli eventi commerciali come Piazza 8 Agosto e anche rendere anche le altre piazze appetibili, a cominciare dal restyling della Montagnola. Il primo tassello sulla nuova gestione delle piazze è stato messo oggi dalla Giunta Merola. Nel frattempo, nelle piazze principali, oltre a Piazza Maggiore, le piazze Nettuno, Renzo, Santo Stefano, Verdi, San Francesco, Quadrivio del Podestà e Giardini Margherita, si potranno svolgere solo gli eventi già richiesti all'amministrazione comunale, oppure eventi che l'amministrazione stessa voglia proporre. Ci sono buone notizie, fortunatamente ci sono anche quelle, questa volta arrivano dalla Corte dei Conti, e questo perché sono state ad esempio ridotte le spese per le consulenze esterne e gli incarichi professionali. Insomma, in sostanza in Emilia-Romagna c'è un indebitamento contenuto e la nostra regione risulta essere tutto sommato positiva e anche, perché no, privilegiata. Certo, rimangono alcuni problemi. Allora sentiamoli con Simona Iannessa.
La macchina regionale taglia un po' le spese di gestione, dà giusta il tiro su alcuni importanti capitoli di spesa e la Corte dei Conti approva il bilancio 2010 in discussione oggi in Commissione Bilancio. Sono state ridotte le spese per consulenze esterne ed incarichi professionali e tutto grazie ad un'attività di coordinamento e di presidio della programmazione annuale che ha permesso una diminuzione degli impegni pari al 72,12% dal 2005 fino alla fine del 2010. Relativamente contenute anche le spese per le relazioni pubbliche, i convegni, le mostre, la pubblicità e la rappresentanza. Insomma, conti solidi grazie ad un indebitamento contenuto, circa 206 euro pro capite e all'assenza di rischi legati alla finanza derivata. L'unico problema è la dipendenza dallo Stato per quanto riguarda i flussi di cassa, ma rispetto al quadro generale la situazione dell'Emilia-Romagna risulta positiva e privilegiata in quanto ha consentito di assicurare il rispetto dell'equilibrio di bilancio e del patto di stabilità. Soddisfacente anche il capitolo per il debito, che è ampiamente al di sotto del limite di legge. Per la spesa, i 13 milioni e 704 mila euro previsti per il 2011, per quanto riguarda le misure adottate dalla Giunta, sono state indirizzate a garantire la salvaguardia del potere d'acquisto per le famiglie, ovvero il nido, la non autosufficienza, il fondo per l'affitto. Sono state impegnate anche per il contenimento delle tariffe dei servizi pubblici, per il sostegno della competitività del sistema produttivo e per l'occupazione. Infine, parte delle risorse sono state destinate per favorire la mobilità sostenibile e gli investimenti infrastrutturali. E proprio mentre le imprese devono premere l'acceleratore dell'innovazione per vincere le sfide poste proprio dalla crisi economica, il numero dei brevetti in Emilia-Romagna è in preoccupante calo, e proprio per questo motivo presto arriveranno importanti incentivi economici. Sentiamo quali con Gabriele Sciarra. Mentre l'innovazione industriale è una carta vincente per la sopravvivenza di molte aziende in tempo di crisi, il numero dei brevetti depositati in Emilia-Romagna è sceso dai 1884 del 2006 ai 1503 dello scorso anno. Per questo motivo, dal Ministero per lo Sviluppo Economico sono in arrivo 45,5 milioni di euro che serviranno da stimolo per chi registra invenzioni e le trasforma in prodotti di mercato. Le nuove misure di incentivazione saranno presentate domani a Bologna nel corso di un convegno che si terrà presso l'area ricerca del CNR. L'iniziativa è stata voluta da Aster Emilia Romagna, il consorzio tra università, regione, camere di commercio, associazioni di impresa e enti di ricerca. Gli interventi previsti per domani illustreranno nel dettaglio le misure e le modalità di accesso ai premi e agli incentivi, ma sarà fatto il punto anche sul ruolo delle camere di commercio e le attività Aster per la valorizzazione delle invenzioni e per la collaborazione ricerca-impresa, con la testimonianza di una giovane azienda nata proprio sulla base di un brevetto. Adesso dobbiamo leggervi un comunicato sindacale. Negli incontri tra il gruppo Rete 7 Editoriale Bologna e le organizzazioni sindacali di giornalisti e tecnici, l'azienda ha confermato gli esuberi previsti dal piano di crisi. 14 dipendenti su 42 in televisione, 22 su 44 nel giornale. In particolare riguardano per le televisioni 4 giornalisti, 4 impiegati tecnici e 3 impiegati amministrativi. Per i giornali invece 19 giornalisti e 3 impiegati poligrafici. Per i giornalisti e tecnici televisivi l'azienda ha comunicato la disponibilità ad attivare solo la cassa integrazione nominativa senza rotazione. Per il personale tecnico televisivo e poligrafico l'azienda invece si è detta disponibile al contratto di solidarietà. Le organizzazioni sindacali ritengono inaccettabile, dunque non percorribile, la soluzione proposta per la parte giornalistica. Non si capisce infatti la rigidità dell'azienda davanti a una proposta sindacale, quella di attivare i contratti di solidarietà, che avrebbe nell'immediato la riduzione del costo richiesto. Per queste ragioni e per l'assenza di un piano di rilancio editoriale, i sindacati ribadiscono il giudizio negativo sull'intero piano e metteranno in campo tutte le azioni che riterranno opportune. Ci fermiamo per la pubblicità, poi di nuovo con il nostro telegiornale. Di nuovo in studio con ETG, prima di proseguire andiamo a vedere i titoli principali di oggi, la cronaca in apertura: travolta e uccisa mentre attraversava sulle strisce pedonali. Tragedia questa mattina a Sant'Agata Bolognese, la vittima è una pensionata investita da un operaio albanese.
Bologna è già capitale, ma bisogna aprire subito i cantieri per le infrastrutture necessarie al territorio. È d'accordo con il governatore Errani, il presidente della Camera di Commercio Bruno Filetti, che dice basta promesse, occorrono fatti concreti. Lavoratori in nero e per la metà completamente irregolari è quanto scoperto dai carabinieri durante un'ispezione in una ditta d'abbigliamento di via Mattei, gestita da un imprenditore cinese. Solo 3 in regola su 19, la fabbrica è stata chiusa. 50.000 volantini per spiegare tutti i rischi legati all'assunzione di alcol alla guida verranno distribuiti nelle scuole e agli automobilisti fermati per controlli. È un progetto di sensibilizzazione voluto dai carabinieri e dal Rotary Club. Torna a novembre il Choco Show, la tradizionale manifestazione dedicata al cioccolato, giunta quest'anno alla 7ª edizione. Tutte le novità nel nostro telegiornale. Telegiornale che riprendiamo proprio parlando del Choco Show e dunque questa manifestazione che ormai tutti conosciamo, dedicata al cioccolato, è giunta appunto alla 7ª edizione. Questo appuntamento con la dolcezza sarà dal 16 al 20 novembre. Massimo Ricci. Una statua del Nettuno con la faccia e le dita sporche di cioccolato. Anche al gigante piacciono le dolcezze. È questa l'immagine scelta per l'edizione numero 7 del Choco Show, manifestazione dedicata al cioccolato artigianale in programma quest'anno dal 16 al 20 novembre. La cornice sarà quella classica del centro storico e di Piazza Maggiore, Piazza Galvani, Via dell'Archiginnasio e Via Orefici, dove saranno allestiti stand di artigiani cioccolatieri provenienti da tutta Italia. Noi siamo molto orgogliosi come CNA di aver promosso e sostenuto questa iniziativa, perché ha portato sicuramente a Bologna decine e decine di migliaia di visitatori, tanto danno sicuramente incremento anche per quanto riguarda il turismo. È importante per le nostre aziende artigiane che fanno sentire il proprio cioccolato fatto in modo artigianale veramente squisito. I dati evidenziano un leggero aumento nel consumo del cioccolato, un prodotto che a Bologna acquista sempre più importanza. A Bologna ci sono più di 300 attività che curano il cioccolato e lo trasformano in vari modi, per cui rappresentano circa il 30% delle manifatture di cioccolato di tutta l'Emilia-Romagna. È una città quindi che a buon diritto ospita la più grande manifestazione del cioccolato artigianale italiana. Ed è una cosa meravigliosa che in una piazza e poco più si possa trovare quanto di meglio del cioccolato artigianale, quindi senza dover andare in giro per tutta Italia. Infine qualche curiosità, i consumatori più golosi risultano le donne adulte, circa il 56% del totale, seguite dai bambini e dai maschi adulti. I cioccolatini più amati sono quelli di piccole dimensioni, cosiddetti mignon, e il cioccolato preferito, un po' a sorpresa, è quello fondente. E siamo allo spettacolo con Angelica al Teatro delle Moline fino a sabato. Attore ma anche autore è Andrea Cosentino con la sua parodia per l'appunto della telenovela. Andiamo a curiosare. Devo parlarti, Anna. È importante. Non abbiamo più niente da dirci, Alfredo. Parliamo ancora del cartellone dell'Arena, continuiamo perché gli spettacoli sono davvero tanti e adesso siamo arrivati ad Angelica, dal 26 al 29 ottobre al Teatro delle Moline. Allora, Angelica, con Andrea Cosentino. Cosentino è autore e interprete di questo spettacolo. È uno spettacolo che vuole essere una sorprendente parodia della telenovela. In effetti lui mette in atto un tentativo di parlare del presente prendendo a pretesto il mondo finto delle fiction televisive. La Madonna di legno con le sue pieghe dritte a piombo, sempre uguale, quasi rassicurante nel suo dolore. E così ogni anno che passa, buonasera, tanti auguri, come va la salute? Mi stengo a morire, me moro, e per il resto tutto a posto. Non c'è una storia, ma c'è il gusto di smontare le storie caramellose e false delle fiction televisive. Lo fa utilizzando la propria mimica, le proprie capacità attoriali, con una voluta povertà di mezzi scenici e voluta anche povertà di linguaggio. Inutile dire che il parallelo alla povertà
dei contenuti di queste telenovelas è assolutamente voluto. È finita, Alfredo. Una casa, un marito che mi ami, dei figli. È tutto quello che voglio. Un'altra pausa pubblicitaria. Di nuovo in studio, c'è solamente il tempo per andare a rivedere gli argomenti di oggi, i titoli principali, la cronaca in apertura, travolta e uccisa mentre attraversava sulle strisce pedonali. Tragedia questa mattina a Sant'Agata Bolognese. La vittima è una pensionata investita da un operaio albanese. Bologna è già capitale, ma bisogna aprire subito i cantieri per le infrastrutture necessarie al territorio. È d'accordo con il governatore Errani, il presidente della Camera di Commercio Bruno Filetti, che dice basta promesse, occorrono fatti concreti. Lavoratori in nero e per metà completamente irregolari è quanto scoperto dai carabinieri durante un'ispezione in una ditta d'abbigliamento di via Mattei, gestita da un imprenditore cinese. Solo 3 in regola su 19, la fabbrica è stata chiusa. 50.000 volantini per spiegare tutti i rischi legati all'assunzione di alcol alla guida verranno distribuiti nelle scuole e agli automobilisti fermati per controlli. È un progetto di sensibilizzazione voluto dai carabinieri e da Rotary Club. Torna a novembre il Choco Show, la tradizionale manifestazione dedicata al cioccolato, giunta quest'anno alla 7ª edizione. Tutte le novità le abbiamo sentite proprio nel nostro telegiornale. Ed è davvero tutto, grazie per essere stati con noi, una buona serata dalla nostra redazione, arrivederci.